Siamo con il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, oggi presente qui al Parco della Scienza per questo convegno Teramo nel nuovo Abruzzo. Allora, come sarà presente questo nuovo Abruzzo? Sarà un Abruzzo più forte del passato, cioè meno indebitato, con una sanità che sarà di qualità e a costi sostenibili per i cittadini, cioè i cittadini non dovranno pagare tasse o accollarsi debiti che poi pagheranno i loro figli per il sistema sanitario. Nello stesso tempo cercheremo di migliorare anche la qualità. Sarà un Abruzzo che avrà ripreso i processi di sviluppo economico che sono stati interrotti non solo dalla crisi mondiale che c'è stata, ma anche dalla sorta di vulnus che l'Abruzzo ha subito, una sorta di shock dopo che sono finite tutte quelle provvidenze che venivano assegnate quando c'era la cassa per il mezzogiorno, soprattutto l'esenzione fiscale per 10 anni per chi si veniva a localizzare in Abruzzo. Quindi un periodo di ripresa, insomma, di preparazione a quella che è la nuova economia mondiale. La competitività sarà molto dura, non si potrà fondare sulle logiche del passato. La comunità abruzzese, se saprà in grado di interpretare questo nuovo scenario mondiale, allora sarà in grado di vincere la sfida, altrimenti la perderà come la perderà il mondo occidentale se non dovesse essere in grado. Comunque l'Abruzzo non potrà essere tanto differenziarsi da quello che sarà nel contesto. E quindi la sfida la deve fare il paese, ma l'Abruzzo deve fare la sua parte. La sua parte significa essere sano, avere i conti in ordine, per poi poter avere le risorse per investire su quelle cose che possono favorire la crescita. Il problema è che quando c'hai un debito troppo alto e le tasse già troppo alte, non hai i soldi per investire sulla crescita. Noi lo stiamo facendo solamente utilizzando i fondi strutturali europei e utilizzando i fondi FAS quando arriveranno. Ma comunque, nonostante tutto ciò, stiamo riducendo il debito, abbiamo ridotto il disavanzo della sanità, l'economia sta riprendendo e quindi io sono abbastanza speranzoso per il futuro. Ma insomma, è un'occasione per rilanciare il piano strategico della nostra città, un piano strategico che non si è mai fermato, ha continuato a vivere e ha continuato a lavorare nel silenzio, ma ha lavorato. Questa è la seconda occasione, perché di fatto abbiamo avuto l'opportunità, il Comune di Teramo ha avuto l'opportunità di parlare di piano strategico di Teramo a Cagliari, alla REX, la rete delle città strategiche, e oggi abbiamo voluto far sapere alla città che la bussola il Comune di Teramo ce l'ha, la bussola per andare avanti. Noi l'abbiamo pensata tanti anni fa, nel 2004 è partita, nel 2006 il documento programmatico, e quindi andiamo avanti in maniera strategica verso quello che è il futuro della città di Teramo. Su questo stiamo lavorando e insomma i risultati tra l'altro stanno arrivando anche in questi giorni.